ora sarà più difficile sversare impunemente rifiuti di notte a ridosso della masseria Antonio Esposito Ferraioli di Afragola, come è avvenuto per anni. Più difficile mettere a segno intimidazioni contro chi gestisce il bene confiscato più esteso della provincia di Napoli. 5 telecamere collegate con i carabinieri. Un altro passo dopo anni di ostacoli verso la riconversione definitiva, grazie al costante monitoraggio della Prefettura di Napoli. Abbiamo ottenuto che l'amministrazione comunale, che è stata appena, diciamo, sostituita da un commissario prefettizio, mettesse a punto un cronoprogramma molto preciso delle attività che servono per sviluppare questo progetto. Continua a crescere il giardino didattico inaugurato a gennaio, ma soprattutto ecco i render del progetto da quasi 1,5 milioni di euro che trasformerà la masseria in una casa di accoglienza per donne e minori vittime di violenza con shop dei prodotti coltivati, bar, punti di incontro. Un presidio culturale a cui rivolgersi, dove venire a partecipare, dove venire a socializzare, dove venire a praticare la cultura della legalità. Si attende in queste ore la pubblicazione del bando, poi 35 giorni per la presentazione delle offerte e si potrà partire.